Finisce anche questa puntata. Sì, Sei stanco, molto. Questa serata lunghissima, molto infinita. Lunga, molto, molto infinita. Quante ne abbiamo visti? Troppi. Quasi 30. Vabbè, ma che ore sono? È tardi, raga, è oltre mezza. È diventato un altro giorno ormai, quindi lasciamo perdere. Fuori, si vede un po' l'alba che sporge, qualche raggio di luce, di sole che arriva. Come sono poetico. È bello, dai, rivederti, ritornare. Ma che scherzi, ma pure per me sono molto contento di essere qua, di rivedere voi, anche se non vi vedo. Anche gli altri, si è mancato tantissimo anche a Francesca, a tutti gli altri del gruppo. Non è vero. Sì, lo sai quante volte mentre mangiavano, non lo al ristorante. Cioè, non è dove, Andrea, esatto. quanto ci manca Andrea? Non mi fare essere cattivo. Vabbè. Comunque un bacio a tutti i miei compagni di Fanny Monna. Non solo, però dobbiamo dire che tu sei stato in America, dai, quindi è una cosa bella grande. Quanti mesi sei stato a proposito? Due mesi in cui ho girato, non ho imparato assolutamente nulla di inglese, però ho fatto un'esperienza di vita fighissima e... Però adesso il menu sul cellulare, se in inglese sai sboccare. No, adesso l'ho rimesso in italiano. perché ho detto, vabbè, che me frega. Cioè, no, sì, è una storia lunga, ma l'ho rimesso in italiano. Prima era in inglese, ora l'ho rimesso in italiano perché sto in Italia. E quindi sì, no, è un'esperienza molto figa, vi consiglio di andarci. Poi vi racconterò nelle prossime puntate, ve lo giuro che vi racconterò un po' di cose fichissime. Sono stato in mezzo a serial killer che vi volevano uccidere, sono stato a 50 metri da un orso. E insomma, tutte cose fichissime, Revenant, ma sono vivo. Hai fatto anche tu, sì, esattamente, per questo sto... all'orso? Beh, certo, ovvio. Vabbè, detto questo, però, comunque, tu sappi, dimmi che era Leonardo DiCaprio, non Mel Gibson. Leonardo DiCaprio, cioè, hai ragione. Ok, no, vabbè, no, te lo volevo dire perché nel senso, non ti preoccupare, capirai ormai. È finita, una buona serata, sì, la mattina, certo. Infatti, stavo un po' rimbambiti. Devi sapere, dimmi, che dovrai preparare di nuovo le valigie perché noi adesso stiamo già facendo i viaggi. In giro around the world? Around the world, esatto. Quindi se a te non ti dispiace. No, un pochetto. Insomma, mi hanno bloccato in realtà il passaporto, non posso più uscire dall'Italia. Questo è un altro fatto che rimarrà tra noi. Vabbè, però no, in Europa sì. In Europa sì, dai, in Europa sì. Allora si può andare. Prossimo viaggio, sappio. Bene, sarai bene. Del gruppo. Non vedo l'ora, ragazzi. Non vedo l'ora e sicuramente non vorrete l'ora neanche l'ora. Beh, sì, esatto. Non vedrete l'ora anche voi, perché, ragazzi, ci saranno nuovi. Adesso stiamo espatriando, basta, siamo rotti di Roma e dell'Italia. Vabbè, detto questo, le ultime info prima di chiudere definitivamente il programma e darci appuntamento alla prossima settimana. Le trovate sotto in sovrappressione. Ok, sempre quella cosa lì che serve per... Va bene, ok, il numero di telefono l'avete visto, Facebook, YouTube, canale, ok. Siamo stanchi, dai. Molto, molto. Ci vediamo la prossima settimana. Guarda che faccia, soprattutto lui, guarda. Poverino, povero cucciolo. Moon.